Significa avere un paese che si stringe per arrivare a un obiettivo. Quindi i numeri che sono stati detti hanno un senso. Noi non ci interessa se uno sta un pochino sopra, ma i numeri hanno un senso. E i numeri sono questi in Piemonte. Io direi che sono questi anche a livello nazionale. Se noi vediamo i target nazionali di percentuale dell'utilizzo di dose, siamo altissimi. Quindi a noi non interessa 83, 84, 71, 72, a noi Vado a vederlo e dirlo, interessa andare avanti. comunque rende sempre Andare l'idea. avanti e andare avanti nella diversità, nell'eccellente diversità del paese, perché con il commissario, con il generale Figliuolo, noi stiamo girando tutti i territori. E lo ribadisco, l'Italia ha una eccellenza nella sua diversità, ha dei modi di identificarsi con il territorio che sono diversi, ma tutti con una peculiarità. Il cittadino si ritrova all'interno del proprio territorio. Questa è una delle aziende che sono simbolo nell'ambito di questo rapporto privilegiato tra il cittadino e il territorio, lo è in questa emergenza pandemica di livello nazionale, lo è nelle micro macro emergenze che il territorio affronta, come hai sottolineato, nella quotidianità. Quindi io credo che il segnale migliore che noi possiamo dare è abbiate fiducia, ce la stiamo mettendo tutta, ce la faremo. Ma non per dire, perché è vero, perché il paese ha delle capacità straordinarie. Atteniamoci a quelle che sono delle indicazioni che provengono dalla struttura commissariale, dal governo, dalle autorità, perché alcune volte ci sentiamo limitati, altre volte vorremmo fare cose diverse, altre volte. Ma c'è una ragione, c'è una razionalità nelle decisioni di un paese. E andiamo avanti nella certezza che, insomma, ci aspettano mesi importanti di svolta, ma che riporterà nel nostro paese ad una serenità sotto questo aspetto che credo i cittadini attendono e meritano.